Ciao amiche, come va? Come state? Spero tutto bene. Prima di tutto, il saluto della nostra dolcissima regista! Ciao a tutti. Amiche, sono carica pallettoni! Sì. Perché sto registrando il video prima di andare dal dentista! Quindi domani vi diremo com'è andata dal dentista. Perché non mi ricordavo più, il dentista è tardi, quindi faccio in tempo a registrare e poi a pubblicare. Forse, speriamo, se va tutto bene. Sapete che se ci sono problemi, arriva in ritardo il video. Oppure non ha la risoluzione giusta. Amiche, a volte lo fa, può succedere. Voi avete detto fa niente, e quindi fa niente. Comunque, se ci sono, diciamo, grossi impegni, tipo, lo sapete questo, sempre, grossi problemi, tipo riunioni di scuola, che tra l'altro sono rappresentante in una classe dei tre ragazzi, e se c'è la riunione, amiche, o qualcosa, tocca registrare il giorno prima, insomma, organizzarsi un attimo per non rimanere fregati e senza video. Però oggi non rimaniamo fregati perché lo registro prima. Non devo fare anestesia perché è un controllo. Comunque domani vi aggiornerò. Quando tornerò mi devo assolutamente tagliare le unghie perché questa è l'ultima volta che le vedete così per 2 settimane. Perché rotta, si vede? Qua è rotta. Si è rotta. E come direte voi? In un modo tontissimo. Praticamente ho fatto così. Forse era poco poco e si è infilato un capello. Zing! Sì, dentro. Eh sì. E quindi niente, adesso è spezzata. Diciamo che è proprio al limite, no? Perché io qua ce l'ho attaccata. Quindi le taglio corte. E pazienza, dai, mi è piaciuto anche stavolta averle lunghette. Questa è la mia lunghezza massima. Dopodiché questa, sempre questa poi, si spezza. Vedremo se anche le prossime volte si spezza sempre questa, però io ho notato negli anni che è sempre questa qua, quella che si spezza. Ma avete visto com'è carina questa palettina? Per facilitare l'ho già levata dalla scatola, così ci leviamo I il tasti, i fatto. tasti. I tasti! Bravissima la nostra regista! I tastoni per i cani! Se ci ricordassimo prima di iniziare, almeno sarebbero già lì. Vabbè, comunque almeno ci siamo ricordate, meglio di niente. Oggi ci vorrebbe il tasto verde. Perché la palette è verde, Giusto. no? Non c'è. Chissà se sarà carina questa palettina. Abbiamo fatto anche la Speriamo. rima. Boh, non lo so. Allora, amiche, queste sono le Bare Harmony 205. Questa è la due, appunto, 205 è il numero, mi pare di aver capito. Hayden Green. La marca è Mesauda. Io, amica, pensavo che Mesauda fosse americana, ve lo giuro. Invece ho scoperto che è un brand, se non sbaglio, di due fratelli. Così mi hanno detto nel negozio. Praticamente io le ho comprate da Merion in negozio fisico, non le ho ordinate online perché le volevo, diciamo, non sbattute, perché avevo paura che fossero di cartone. E infatti gli angoli sono di cartone. Non volevo vederle, quindi le ho prese tutte. Non è che ne volevo scegliere una, ho detto le prendo tutte perché ci sono tante colorazioni di queste e a caso la regista ne pescherà una, quindi man mano nelle prossime settimane, nei prossimi giorni andremo a swatchare, a unboxare anche tutte le altre colorazioni di queste qua. Però nel negozio quando le ho comprate gli ho chiesto cos'è questo Mesauda, di dov'è? E mi hanno detto che sono due fratelli che hanno appunto questo brand e sono milanesi. Non so altro, devo ancora informarmi, non mi sono informata. E hanno fatto queste palette, tante, tutt'ante, insomma, un po' di colorazioni. E a caso la Reggi ci ha pescato la verde. Verde fuori, dentro non lo sappiamo ancora, lo sa solo la regista qua. Quindi, Sì. Bare Harmony penso che sia tipo la linea della palette. E il brand è Mesauda. Io super convinta che fosse americano. Mi ero tipo boh, Kylie Jenner. Mi ero fatta l'orecchio. Morphe penso che sia americano. Non so così, cioè un po' dal nome, ma a sto punto il nome non. Sto Boh. Mesauda, io mi ero fatta il coso che fosse tipo Huda Beauty. Huda Beauty secondo me non è mica italiano. E invece Mesauda è italiano, almeno così mi hanno detto. E il numero è 205 e dice 6 per un grammo. Dan dan È poco dan. un grammo per un 6 grammi? brutto. Boh,
Pensavo più grande così a vedere. Sembra un grammo, mi sembra poco. Adesso ci sono due i E il puntini. prezzo più o meno te lo ricordi o no? Sì, il prezzo mi pare si aggirasse intorno ai 19, però ovviamente io le ho prese scontate del, ovviamente perché sennò non le avrei comprate tutte, del 30%, quindi mi pare di averle pagate tipo 13 euro l'una, 12 Ah, ok. o 13 euro scontate, quindi buono, buono. No, boh, secondo me sì, 12 euro, 12-13 euro. Non lo so quanto sarà bella e quanto saranno grandi le cialde. Adesso la apriamo, la svuociamo, le guardiamo assieme. Però già così, insomma. È vero che quelle di Revolution grandi così ne ho comprate anche a 3 euro. Ma è vero che non possiamo provare solo quelle di Revolution, no? Di quelle fascia bassa, questa mi sembrava che con i saldi 13 euro non fosse questo prezzo esagerato, anche perché mi ricordo di altri brand che delle palette così si aggirano dai 40 ai 60 euro, anche 80, dipende dal brand, no? Quindi dai, con i saldi 13 non è tantissimo, non è pochissimo perché io ci ho pensato, però ho detto sì. È stata impagabile, diciamo. La faccia in cui non mi hanno proprio creduto, a me che sembrava tipo una bambina di 5 anni, 6 anni dentro a questo negozio, perché praticamente questa è stata la mia sensazione. E gli ho chiesto, insomma, di vedere queste palette senza aprirle, e gli ho chiesto quanti colori ci sono, adesso non mi ricordo più perché le ho prese già un paio di settimane fa, mi pare che mi abbia detto tipo 6 palette più una che è di un'altra tipologia ma sempre Mesauda, e gli ho detto ok, va bene, grazie, e me le potete impacchettare, non fare a pacco regalo, mettere nella busta, quello che è imbustare, insomma. E mi hanno detto, ma non le vuoi vedere? E gli ho detto no. Allora tutta la trafila, perché insomma mi hanno guardato come tipo, ma piccola, ma è tutto bene? Vuoi che chiamiamo la mamma o il papà? Ma sei qua da sola? E io, sì, dammi le palette. Ma sei sicura? Vuoi che chiamiamo prima qualcuno? Cioè, tipo, mica non mi stavano credendo. No, io mi sono sentita un pochino. Allora gli ho detto, no, ma sono una YouTuber. Non è che la cosa stesse migliorando, diciamo. È solo che mi hanno creduto allora, no? Non è migliorata la sensazione così a primo acchito. E mi sono trovata benissimo, nel senso che sono state super gentili, molto carine, però ho avuto la sensazione tipo di essere poco credibile. Che hanno pensato che stessi scherzando, ecco. Questa è stata la mia sensazione. Nessun altro disagio. Non mi sono sentita fuori posto, però mi sembrava che non mi stessero credendo, tipo pensavano che era una candy camera, no? Quando gli ho detto, eh sì, dammele tutte. La vera candy camera è stata la cassa perché non mi era mai successo in una profumeria che mi dicessero, hai il sacchetto. Io sapete che ho sempre il sacchetto, no? Di stoffa ed è giusto, secondo me, non andare a usare carta inutilmente. Quindi io di prima cosa ho detto sì, certo ho il sacchetto e ho usato il mio sacchetto di stoffa. Però e poi mi hanno detto perché se vuoi il nostro sacchetto lo devi pagare. Ma secondo me, cioè non è per il fatto di pagarlo, è per il fatto che io voglio semmai, cioè un occhio di attenzione all'ambiente, quindi uso il sacchetto riciclabile. Ecco, potrebbero dire così che sarebbe più carino, secondo me, no? È il sacchetto riciclabile in stoffa, quello che ti pare, è il sacchetto per rispettare l'ambiente. Io avrei detto così, non avrei detto, è il sacchetto che se vuoi il nostro lo devi pagare. Ma strano perché di solito in profumeria anche da Infatti, Douglas quando non mi è andiamo. mai successo. Invece lì, e quindi è stata, diciamo, la comunicazione che mi ha lasciato una. Perché poi sapete che io comunque ho sempre i sacchetti di stoffa della Thun, che tra l'altro oggi dicevo ieri a un'amica nei commenti, che praticamente. La Thun fa anche borse, astuccetti e anche appunto le buste di stoffa che io compro sempre con i saldi, quindi le ho comprate dai 3,90 euro ai 4-5 euro e a prezzo pieno di solito costano 9,90 euro, 12, però io di solito compro quella da 9,90 euro quando la scontano a 4 euro qualcosa.
E quindi ho sempre in macchina tipo 3, 4, 5 buste, diciamo, più che borse, buste di stoffa della Thun, robuste. Io le uso anche per la spesa, ci metto le bottiglie, tipo, che ne so, la passata di pomodoro, la bottiglia di detersivo, oppure, sì, le cose, insomma, pesanti che si comprano al supermercato. Però, ecco, ce l'ho per quando vado all'edicola, perché all'edicola hanno la busta di plastica, a me scoccia tantissimo la busta appunto di plastica, però ecco in profumeria che comunque te la danno loro, bella, diciamo, bella, soprattutto perché è di profumeria, quindi ha il profumo della profumeria, no? È Sì. quell'experience della profumeria, io tra l'altro non le butto mai, ma le riutilizzo anche all'infinito perché comprando anche tanto online non è che ho, diciamo, tantissime buste, e che comunque io utilizzo poi quando do il regalo di Natale, lo porto a qualcuno, lo metto nella busta della profumeria, che è quella, diciamo, più carina che ho. Sì. Quindi mi sembra proprio strano che comunque, ecco, è di carta, quindi diciamo, tra virgolette, inquina sempre meno della busta di plastica del supermercato, no? Se è di carta riciclata, per esempio. Anche perché io penso che, non lo so, questa è la mia idea, che magari le altre profumerie le diano gratis, anche perché comunque fai pubblicità a loro. Infatti, Andando in infatti, giro con la busta magari di Douglas o di qualsiasi altra profumeria. una persona che conosco che ha una profumeria dice sempre: ogni busta che esce dal negozio della profumeria è una pubblicità che sta Ah, ecco, girando. allora non sono io Sì, che mi sono perché fatta c'è il questa idea. nome della profumeria, se poi è una profumeria anche piccolina, c'è comunque il nome della profumeria, quindi è una pubblicità che gira. Tu dai qualcosa poi a qualcuno lì Esatto. dentro e gira la pubblicità Quindi è del. proprio strano che la facciano La pagare. fanno pagare, che poi non ho idea quanto la facessero pagare. A me è bastato una volta, non mi ricordo in che negozio, non lì, ma in un altro negozio. Ma hanno fatto, non me l'hanno chiesto se volevo la busta, me l'hanno messo nella busta e me l'hanno fatta pagare 1,50 euro. Una busta di carta, sì. Che poi ho detto, però 1,50 euro, ecco, non è poco. Dovrebbero quasi, cioè, dirtelo, no? Vuoi la busta? Infatti. Sì, anche perché se uno ce l'ha invece così sembra proprio che è perché te la Da vogliono vendere. 1,50 euro, no? Eh sì, e una volta ecco anche alla Thun, ero andata tipo via in vacanza, e in questo negozio in vacanza avevo trovato un negozio Thun che vendeva, appunto, ti vendeva la busta, e io avevo preso tipo un borsellinetto con i saldi all'80%, un portachiave, e mi fa: vuoi la busta? Una busta a tanta. E io per curiosità mi ricordo gli avevo chiesto il prezzo, mi aveva detto un prezzo esagerato, Sì, ma era mi solo, ti ricordo. ricordi? Sì. Era solo per curiosità. E io poi gli ho detto: ma l'ho guardato e gli ho detto, comunque sì, una busta grande così, ma era grande per il portachiave. E gli ho detto: dai, dai, portachiave, dammelo qua, che me lo tacco già alla borsa. Cioè, Ma che quanto senso era? ha? Costava tanto quella la busta di carta? Mi sembra sempre Ah. 1,20 euro, 1,30 euro, Ah, così. ok. Ma era grande! Per mettere il portachiave, Sì, che è piccolino. che si perde, gli viene l'ansia al portachiave Sì. dentro alla busta, dice: mi sento così solo, mettila almeno un ombrellino, una borsetta, mi sento così solo qua in questa busta, c'è freddo, c'è Ma ci può buio, nuotare, ci ci nuota, sì, nuota. trovi il portafoglio e il borsellino, il portachiave che cammina Sì. così. No, allora io direi che la dobbiamo prima o poi aprire, che sto proca Procrastinando, ok. che dolore, Mi si l'apro. era intorcolata la lingua. C'è lo specchio sicuramente, quindi Ecco cosa c'è serviva lo lo sticker. specchio. Eh sì, lo sticker da Non mettere mi qua. ricordo, mi sembra di Allora sì. ce lo dice la regista. C'è, Sì, sì, c'è. eccolo qua. C'è, aspetta che per farlo più carino giro lo stickers. In realtà potevo fare così. No, è giusto, sì. Allora, scusate. Secondo me voglio girare per vedere il colore, perché se no Vai, gira. svengo. Fredda? È proprio lo stesso. Non lo so se mi sta piacendo. Infatti sei un po' indecisa. Con tutto il contorno verde, a me piace il verde. È tanto verde, eh. Tanto, tanto verde. Tantissimo, tantissimo, tantissimo. La swatchiamo. Secondo me mi dà un effetto cupo perché c'è tutto questo verde attorno. Che cos'è? Sì. Aspetta. È mental?
È mentale. Ho detto, va bene che color formaggio? Essential. No, vabbè, fai vedere. Cioè, io questo l'ho letto, è mental, amica, il disagio. Invece di Essential, essential. è È mental. Che io che mentale. vedo sempre roba da mangiare dappertutto. Ok, allora ci appoggiamo e svuociamo. È mental, pazzesco. Va bene, ok. A posto. Allora, io partirei da quello chiaro, così abbiamo il dito intonso. Qua non sapevo di cosa stavamo parlando. Dito pulito, direi. Ma dai, bello chiaro, sembra il gesso della lavagna. Vediamo Sarà bene, sarà male. Boh. gli Quali? altri. Questo o questo? Come vado così a Sì. scendere? Vabbè, però attaccano, eh. Allora, vediamo qua. Bello. Dai, dito pulito, come fanno quelli di Revolution, mi piace questa cosa. Soffio via un po' il fallout. No, direi non è male. Beh, c'è proprio Vediamo il dorato. verde, sì, proprio bello dorato. Vediamo questo verde com'è. Beh, Dai, bello, dai, sì. Vai, carino. boh, non lo so se mi piace. Ci devo pensare. Penso un attimo se mi piace. Mi Penso sono a pulita il dito. me è un via di mezzo. Sì, non mi sta facendo volare molto alto questo verde, non lo so. Beh, in questo abbiamo aspettative, direi. È Da come si forse è troppo presenta. alte, mal riposte, ho paura, vediamo. Diventa tutto un po'. Vediamo. Dai, non me Beh, dai, è l'aspetto. bello. Sì, Questo è bello. questo può regalarci grosse soddisfazioni. Con questo facciamo make-up lucertola, bellissimo. Lucerta. Coccodrillo. Sì. Coccodè, con questo un make-up coccodè. Ah, Vediamo. questo ha anche i glitter. Beh, Sì. dai, carino anche questo, Non me anche se è un l'aspettavo, eh. Non marrone. me È l'aspettavo. carino. Allora, aspettate che Poi è mi una pulisco. marca, un brand che non avevamo mai. Niente, quindi da qui in Quindi sì. avanti è tutto un mistero. Bene che scrivano perché non l'avevo Allora, mai ecco, provato. almeno quello. Non c'è il primer sotto, quindi sta un po' quelli Crepando. glitterati. Quello è il Stanno, dorato. il dorato e il verde ci stanno abbandonando, però non, direi che non è male, non è male. Allora, io sto già visualizzando il Il make-up. make-up. Sì, ho già un po' di visualizzazioni in testa, non le visualizzazioni di YouTube, le visualizzazioni Forse nella mia testa di... l'unico che manca è per fare il punto luce nell'occhio, che non c'è. L'illuminante tocca usare. Io faccio così. Quando non c'è niente per fare il punto luce e mi devo letteralmente attaccare al tram, l'illuminante. Diciamo che il dorato comunque non fa schifo, potrebbe fare lui un punto veramente luminoso. Sì, così No. tanto dorato. Sai che io sono Ok. stravagante, non ce l'ho la mezza misura. E quindi... Beh, quindi abbiamo sei colori. Mi sento di dire che mi piace veramente tanto. Ah, prima ero indecisa, adesso hai cambiato Sì, idea. ma visti qua con questo verde, io non avrei mai fatto la scheda colori è bella, ma non avrei mai usato questo verde così. Incupisce Quale? questo verde Ah, qua. quello per fare. Incupisce tantissimo. Io avrei messo letteralmente un bianco cartoncino. Guarda, già così. Sì, perché è più luminosa. Guarda. Ma incupirlo con un colore del genere, con un cartone del genere, gli tira via un sacco di punti. Il fallout che stiamo facendo Pazzesco. è pazzesco. Infatti, adesso mi sporco tutta. Guardiamolo adesso finché è attaccato perché tra un po' si squama Quindi farà tutto. fallout anche sugli occhi, forse no, con un No, po' di primer. primer, sì, un po' di primer, ok? Plumping e primer. Infatti. Che tasto premiamo? Non voglio esagerare finché non lo proviamo perché non ho mai provato nulla. Si sfumeranno? Boh. Boh. Si sfumano? Si cancellano più che si sfumano? Vedi? Non lo so. Non si capisce tanto dal Bisogna braccio, vedere secondo me. sull'occhio, no? Perché qua più che sfumare si è cancellato.
Alcuni succede che si cancellano. Vabbè, ma È diamo il bello. voto per i colori e Per i colori, sì, e senza pensare per il al poi, pet. per come adesso è questo. Wow, mera belliscendo! Senza pensare al poi. È perché poi se fa schifo dopo, se non Non performa, l'abbiamo ancora tocca provato. tornare indietro Io e invece quello dargli. azzurro. Sì, Perché il sì. verde non è proprio A me il mio. piacciono i verdi A me, invece. via di mezzo. Piacciono. Questo mi piace tantissimo. Se mi delude, piango una settimana. Mi piace tantissimo. Mi vedo almeno tre make-up molto carini. Almeno tre. Quattro. Con questa palette. Quattro look occhi completamente diversi tra di loro. Bene, una buona cosa. Eh sì, dai. Almeno quattro completamente diversi. Eh Beh, allora potrei usare un po' di volte nei video della mattina comunque, perché se escono sì, se così piace, tanto non make-up annoiano. diversi. Sì. Fatemi sapere, amiche, se vi va nei commenti cosa ne pensate di questa palette di Mesauda. Vi piacciono le palette di Mesauda? Sono curiosa molto, molto, molto di sapere se a voi piacciono le palette di Mesauda, se ne avete mai provate, magari appunto come ho fatto io avete comprato qualcosina in offerta e se le avete comprate cosa vi è sembrato? Vi piacciono? Non vi piacciono? Pregi, difetti? Il rapporto secondo me alla fine del prezzo con non la qualità perché non lo so come performeranno, però con la quantità. Con la, come dicono, la first impression, direi che ci siamo perché non costa tantissimo, non costa neanche poco come quelle di Revolution, però è bella, sì, mi piace. Il color gesso qua, boh, non l'avrei messo. Forse non ci stava tanto. No, secondo me no. Lo useremo, vediamo. Magari invece sta bene, magari può Infatti, essere sai che. che penso che sarà molto bene. Tra l'altro sono indecisa se come primo look farne uno con lui abbastanza presente, non dico protagonista, ma abbastanza pesantemente presente. Perché è diverso, tu non usi mai colori così No, matto poi. matte, Matto no. Di figurati. matto ci sono solo io nel video di Di solito. La più matte. matto di tutti. E niente, allora. Ricapitoliamo, cuoricino verde che oggi ci sta tutto come emoji per commentare, oppure l'emoji che vi piace. Insomma, va bene anche la faccina con i cuoricini e soprattutto scrivere, scrivere, scrivere tutto quello che ci volete comunicare, sia per questa palette, sia per le domande del video ask, sia per accontentare la regista se faremo oppure no un video con. Sì, con. Com'è che lo possiamo chiamare? Un video. Ieri avevi detto viva le descrizioni. Reagiamo alle descrizioni alle descrizioni degli articoli make-up sulle piattaforme vendita. Reagiamo. Reagiamo. Reagiamo perché sì, reaction. Reaction che Reaction agli in articoli inglese. make-up, mica si troppo avanti. Reaction, non l'avevo mai utilizzato in tutta la mia vita. First impression, reaction, ma che è qua? Ma sto diventando fluent, go fluent, come si dice? Madrelingua, language, come si dice? Come si dice? Amica, in sardo lo so, in inglese non lo so. Basta, basta, mi sono già stufata. Allora, cosa stavo dicendo? Mi sono pure persa. Cosa stavo dicendo? Amiche, ho Perché perso la stavi dicendo tramontana. se vogliono commentare con il video ask per le Ah, domande, sì. E le reazioni, ok. E le nostre reaction. Più che reaction, ita sindivarriri. A noi, no? Cosa ce ne sembra in sardo? Ita sindivarriri a tui, ita mindivarriri a me. Ok, nessuno avrà capito. Hanno capito solo le amiche della Sardegna. Ma non importa. Nel caso, se siete curiose, traduciamo tutto nei commenti. Ci sentiamo sempre lì perché è bellissima la compagnia che mi fate. Interagiamo. Io soffrivo di noia. Che non è riconosciuto come un problema, e invece lo è. Secondo me, no? Non viene riconosciuta la noia. La noia è intesa come quella che ti attanaglia, e io ce l'avevo prima di questi mesi qua. Invece adesso ho tutti questi bei momenti nell'arco della giornata, durante magari la mia pausa pranzo, mentre faccio colazione. Anche quando bevo la tisana prima di andare a dormire, che di solito vi rispondo alle 11:30.
Bevo la tisanetta prima di andare a dormire e rispondo, no, ai commenti, poi magari nelle pause caffè, quando mi bevo un caffè qua a casa. E quindi quelli sono tutti i miei momenti di relax con voi, in cui mi svago veramente tantissimo. E quindi tutti questi bei momenti insieme a voi mi aiutano tantissimo a superare quello stato di tristezza, più che noia, di tristezza che mi stava attanagliando in questi ultimi anni. E quindi io devo solo ringraziare per la compagnia che mi fate. Io lo so che mi dite tanto spesso che io vi faccio compagnia con i video, anche la regista, ma in realtà siete voi che ne fate a me con i commenti. Eh sì, bello, bello. Devo dire che non me l'aspettavo. Se me l'avessero detto che era così bello, non ci avrei creduto. Invece sì, bello, sono contenta. Io sogno il momento in cui potrò fare magari tipo un meet and greet, ma non per il meet and greet in sé, frega niente del coso dell'evento, ma di vedervi, bere un caffè, mangiare una. Io devo mangiare un cornetto insieme a voi, magari in pasticceria. Sarà, non sarebbe, sarà bellissimo. Capito Giusto. la differenza? Sì. Non sarebbe, sarà bellissimo, perché io so che quello che diciamo sogniamo prima o poi è possibile, insomma, che si realizzi. Basta volerle le cose. E quindi io volevo una palette carina e ora ce E questo sogno si è Si è realizzato. realizzato. Sì, volevo nuotare nelle palette, amiche. Questo sogno si è realizzato così. Abbracciate nelle palette. Wow. C'è Paperon de Paperoni che aveva le monete e c'è l'Alix che ha le palette. Giusto. No? La piscina piena di palette, ma pensate, cioè io mi immagino sempre la faccia, speriamo mai di vederle, però la faccia di tutte le persone malintenzionate che entrano magari nelle case delle varie influencer make-up e fanno: ma queste sono pazze, ma che cosa sono tutti questi trucchi? Ma fammi Ma andare via. fammi andare via, che casino, amiche, pacchi pacchetti. E loro il disagio, non trovano nulla di valore, trovano tutte cose toccate che non possono rivendere, swatchate che ci spaccano magari per il nervoso, no? Però non trovano nulla, nulla di valore, ma trovano solo questi ombretti, questi rossetti e dicono: ma che cos'è? Ma che cos'è questo circo? Magari trovano extension, no? Perché nel caso mio mi piacciono anche quelle, non le utilizzo, ma ne ho qualcuna. Proprio poche, anche brutte, devo dire. Però uno che entra, no? E trova le ciglia Dice entra per trovare finte. cose di valore e se ne esce a mani E vuote. trova le ciglia finte. E dice: ma come mai tutti questi travestimenti? Ma cosa sarà qua? Ma chi ci abita? Secondo me provano proprio questa voce qua. Ma chi ci abita? Ma che cos'è questo disagio? Aprono i cassi e dicono: ma tutte queste palette, ma questa non sta mica bene, questa è malata. E vanno via. Anche, secondo me hanno anche paura. Che dicono: e si arrivano questa, chissà cosa mi fa, questa non è mica tutta giusta, magari mi trucca. Magari mi trucca. Eh sì, ma tipo succedere, a volte lo fa, secondo me io lo faccio sedere e gli dico: aspetta tesoro, ritocchiamo un attimo questo viso qua, diamo un po' di luce a questa Sì. faccia spenta. E lui mi dice: ma prima mi tolgo il passamontagna. Sì, dai. Sì, esatto. E poi magari si fa anche amicizia, perché alla fine, no? La vita è bella, io non giudicherei subito, cercherei sinceramente di capire perché lo sta facendo. Lo so, sono l'unica pazza che lo fa. Una volta mi hanno tentato di scippare e ho tentato di capire perché lo stava facendo. I carabinieri mi hanno detto: tu non devi capire, lo devi denunciare e basta. Io invece volevo capire che tipo di disagio avesse per aiutarlo. Lo so, vabbè, i carabinieri mi hanno sgridata, mi hanno detto: Vabbè. mannalo, così proprio, mannalo, lo devi denunciare e basta. Vi giuro, hanno fatto questa voce così: mannalo, devi denunciare e basta. Io no, ma scusa, già questo qua sta male, cosa devi denunciare? Perché bisogna anche lì, diciamo, differenziare. C'è chi lo fa con cattiveria perché, diciamo, è seriale magari, no, a borseggiare, però invece magari c'è qualcuno che lo fa perché ha un problema serio e ha bisogno di aiuto. Quindi io mi sentirei di dire: la Croce Rossa che è già in me dice non giudico subito, poi giudico anche io dopo, però come primo first impression Ecco. cerco di capire se magari ha bisogno, magari è una richiesta di aiuto.
dici, magari non mi rubano la borsa. Quella volta che se ne sono andate erano due donne amiche che mi avevano portato via. Capottato lì, no, ho giudicato subito, soprattutto perché erano in due, non era una persona da sole, perché mi hanno capottato i bambini e mi sono spaventata che si facessero male. Mi hanno portato via quasi quasi anche le mutande, non sto scherzando. No, hanno rubato tutto quello che mi potevano rubare. Grazie al cielo, i bambini me li hanno lasciati, che in Sì, quel momento perché era quello che mi interessava di più, perché una volta mi hanno fregato un bambino, ma questa è un'altra storia. L'abbiamo ritrovato, per fortuna, tutto bene quel che finisce bene. Hanno quello. detto no, ma non era lì quella volta, ho perdonato. Mi hanno detto, ma non era intenzionale, era così carino. Ti ricordi? Forse l'avevamo raccontato. Quindi, amiche, se sono così, c'è un motivo. Sì, e quindi meglio stare a casa, meglio fare i meet and greet con voi, che non si sa mai, no? Meglio non esagerare con gli Esatto. imprevisti. Qua un sacco di fallout, mi si è scrostato tutto. Io mi sogno, amiche, un piccolo coccodrillo, una lucertolina con tutto questo verde. A dire, io devo dire una cosa, 4 giorni fa, infatti, se notate, ho fatto un trucco simile per 4 giorni con make-up diversi, no? È iniziato tutto da sogno di com'era? Sogno di una notte di mezz'estate, che era sempre marroncino. Poi ho zaccato Charlotte Tilbury, eccetera, eccetera. Però tutti così. Make-up Come doll. Oh, troppa voglia di questi colori qua. E oggi, amiche, alla fine mi guardo. Poco fa mi sono guardata e ho detto, oh, ma come ho fatto? Oh, che brutto! Mi sono autodetta così. Non brutto in sé il make-up, ma il colore non mi piace. Non mi fa nessuna oggi non voglia. ti piace più? No, avrei voglia di celeste, di verde e anche un po' di arancione. Adesso, durante il giorno mi si è troncata la voglia di. Ecco. E Ti ha stufato. stranamente, però stranamente a me la voglia mi passa dopo un giorno. Mi è durata 3-4 giorni la voglia di questo colore, perché penso che un make-up che ho utilizzato di Charlotte Tilbury mi abbia fatto volare. Mi ha fatto sognare e quindi. Mi ha colpito, mi sono autosoddisfatta guardando il colore, insomma, di come era venuto il make-up. Poi io mi sentivo troppo con quel colore, lo volevo. E poi è finito tutto miseramente come sempre, con quel colore non mi piace più e ho voglia di Come al celeste. solito. Come al solito, sì. Ed è terribile, perché questa cosa dei colori ce l'ho verso. Proprio tutto quello che mi circonda, però ovviamente non posso cambiare le pareti di casa, le ho bianche, se no io mi cambierebbe la voglia del colore proprio attorno a me. Non lo so. Che dire, tu vuoi aggiungere qualcosa per questa bellissima palette? Penso che abbiamo Abbiamo detto detto tutto, sì. tutto. Allora, amiche, come sempre, noi vi ringraziamo per aver aperto questo video. Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia con questo video. Se vi va, schiacciate un like, così noi capiremo che questo video vi è piaciuto. E se non vi va, per favore, schiacciate lo stesso like, che è importantissimo per noi. L'algoritmo ci amerà di più, forse. Non lo so. Non l'ho capito ancora quando, come mai a volte ci ama e a volte ci odia, no? Sì. Non lo so, non sono un'esperta di algoritmi, non sono un'esperta di niente, ma questo lo sapevamo già, è un'altra storia. Vi ringraziamo tantissimo, vi ricordiamo di condividere il video esternamente verso, non lo so, i vostri social, verso WhatsApp, verso le amiche che volete intasargli la chat, ma anche verso le amiche e gli amici che sono veramente amanti del make-up e degli ombretti e delle palette. E commentate col cuoricino verde, scrivendo, dicendoci tutto quello che volete. E se non siete già iscritti al canale, amiche, questo è il momento giusto per farlo, perché l'iscrizione ovviamente è gratuita. E come dico sempre io, ci aramancai a tragosa aburu. Come sempre, vi mandiamo un bacio grande, grande, grande e vi auguriamo una bellissima serata. Ciao, amiche, al prossimo video. Buona serata.